Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Darkwood. Nell'ultima puntata abbiamo finalmente completato la quest di Wolfman e ottenuto tutti i dettagli a noi interessanti per iniziare a parlare sul serio di lore, del background narrativo che sta dietro a Darkwood. Difatti, se siete stati attenti, e si vede, quindi non c'era bisogno di essere particolarmente attenti, avrete notato che nell'ultimo episodio io ho tagliato alcuni piccoli punti del video. Perché? Perché in realtà avevo già iniziato a parlarvi di storia, avevo già iniziato a parlarvi appunto di lore, di background, chiamatelo un po' come volete, di alcuni aspetti del gioco, e ho deciso di rimuoverli dal precedente episodio e agglomerare quanto più possibile in questo video e anche nel prossimo, perché so bene che non riuscirò a farci entrare tutto in un video solo, a meno che di non farlo di 2 o 3 ore. Questo perché? Perché non voglio semplicemente dirvi le cose stanno così, le cose stanno cosà. Voglio farvi vedere qual è il processo che sta dietro alla comprensione della lore, a come si decifra la narrativa ambientale, sempre per i discorsi che abbiamo già fatto, perché ho veramente piacere che anche voi impariate. Quindi voglio farvi vedere quali sono stati, perlomeno per me, nella mia esperienza, i passi che ho fatto per arrivare a capire buona parte di Darkwood. Non dico il 100%, perché quello non credo di avercela fatta, ci vuole proprio, come vi dicevo, dedizione e stare lì, amare il gioco, giocarlo, cosa che io in genere faccio, ma faccio nel corso degli anni, ok? Quindi cosa che non ho assolutamente ancora fatto in Darkwood. L'ho giocato più volte giusto per avere a mia disposizione una buona base, ma non è assolutamente il 100%. Quindi, dato che vi farò vedere esattamente come io, nella mia esperienza, sono arrivato a trovare gli indizi e a mettere insieme i pezzettini di questo puzzle, ci vorrà un pochettino di più del normale. Ora, in questo episodio, come vi ho detto, non andremo avanti, probabilmente anche nel prossimo non andremo avanti nella storia, ma semplicemente ci fermeremo un attimo ed esploreremo mappa e documenti per arrivare a capire un po' di cose molto molto interessanti. Io non farò nessuno spoiler, ok? Zero. Mi limiterò a dirvi e a mostrarvi solamente ciò che in questo punto del gioco si può sapere e solamente ciò che noi abbiamo in questa partita, perché in realtà ci sono delle cose che potrebbero dirci di più addirittura di quello che potremmo sapere noi adesso, che si potrebbero trovare in giro, ma che noi non abbiamo trovato nella nostra partita, vista la natura un po' randomica di questo Darkwood. Quindi io anche quelli li evito, non li tengo in considerazione, proprio per farvi vedere come si fa con quello che si ha. Qual è una cosa interessante su cui possiamo lavorare? Nello scorso episodio noi abbiamo dato una cassetta a Wolfman, ok? Gli abbiamo dato una cassetta chiusa con una chiave particolarmente strana, da cui sono usciti dei disegni, va bene? Questi disegni sono in realtà importantissimi perché contengono una quantità di informazioni incredibile. E questa, per esempio, è una delle parti che vi ho tagliato nello scorso episodio, perché per spiegarlo bene serviva veramente molto più tempo di quello che avevamo. Questi disegni, noi andiamo ad aprire per esempio il primo, noi possiamo andare a vedere la storia di una famiglia che viveva qui nel bosco di Darkwood. Andando a scoprire la storia di questa famiglia, sarà l'esempio, farà anzi da esempio perfetto per quello che dicevo riguardo il filo da seguire. Ovvero, noi andremo a scoprire la storia di un insieme di personaggi secondari in questo caso, quindi non personaggi principali come Wolfman, il mercante, Piotrek, il musicista, eccetera eccetera. Andando a scoprire la storia di questi personaggi secondari, in realtà si creerà un filo che ci porterà a scoprire molto di più, non solo quello che riguarda loro, ma anche quello che riguarda questo luogo e quello che riguarda alcuni eventi che hanno visto in questo luogo. Ragazzi, vi giuro, in questi disegni c'è una quantità di storia, di lore, ripeto, chiamatela come cavolo vi pare, enorme, enorme. Andiamo a vedere bene questi disegni, guardiamo il primo. Il primo disegno che ci appare è un'allegra casetta dal tetto giallo in mezzo al bosco, vedete, con una famigliuola composta da un uomo e 2 bambine.
è un cane, è un uccellino che svolazza felice nel cielo. Ora, già notiamo i dettagli. Sappiamo che questo è un uomo perché è rappresentato con il busto rettangolare. Vedete? Ha il busto rettangolare. Perché? Perché i vestiti da uomo, come le camicie, le giacche e insomma i vestiti più classici da uomo, tendono a dare un aspetto un po' più squadrato al corpo. Inoltre, anche il corpo dei maschi non è affusolato e longilineo come quello delle femmine. Di conseguenza si ha più una forma in una stilizzatura rettangolare. Questo ci fa subito capire che questo è un uomo, e sottolineo uomo per il fatto che è molto più alto di questi altri due personaggini, mentre gli altri due hanno il corpicino triangolare, vedete? Ad indicare appunto un vestitino, non tanto una gonna, ma proprio un vestito, quindi un pezzo unico che fa sia da sopra e sotto, che si conclude nella parte bassa con una gonna. Quindi sappiamo che questa famiglia era composta da un padre e due bambine, ok? E un cane. Questa è la descrizione dei personaggi che andremo a vedere, questo primo disegno. E qui già è molto interessante notare tutti questi particolari, anche per esempio il colore dei capelli delle bambine: una è bionda, una è pel di carota, è un po' rossiccia. Andiamo a vedere il secondo disegno. Nel secondo disegno possiamo vedere che il cane si mangia un fungo. È stato rappresentato in maniera estremamente, vedete, con la boccona gigante, i dentoni. Questo cane si mangia anche in maniera piuttosto aggressiva un fungo che all'apparenza sembrerebbe una manita muscaria, quindi un fungo velenoso, che potrebbe portare nella realtà alla morte tranquillamente sia di un cane che di un essere umano. È un fungo velenosissimo questo qua. Insomma, questo cane si mangia questa manita muscaria. E poi vediamo di nuovo un quasi primo piano della famiglia con il cane a zampe all'aria. Questo disegno fa sempre ridere tantissimo, ma non perché sia comico, ma per come questi piccoli dettagli raccontino in realtà benissimo la storia. Questi sono ovviamente disegni fatti da un bambino, quindi possiamo presupporre una delle due bambine, e vanno interpretati come vanno interpretati i disegni dei bambini, ovvero che stilizzano molto, ma in realtà riempiono di tantissimi dettagli. Insomma, sto cane ha zampe all'aria, e non solo ha zampe all'aria, ma è anche sottoterra. Vedete il livello del terreno? Il cane è sottoterra, è stato seppellito, il cane è morto. E uno dice, grazie al cavolo il cane è morto. Si è mangiato una manita muscaria, morirà il cane? No, o meglio, qui non abbiamo la certezza al 100% di come sono andate le cose, come spesso accade in questa tipologia di narrazione, ma possiamo intuire un attimo che c'è di più. Come vi dicevo, qui sembra che il cane si stia mangiando una manita muscaria, un fungo, e poi il cane muore. Come dicevamo, il fungo è super velenoso, grazie al cavolo che muore. Ma in questo disegno qua abbiamo un altro dettaglio, anzi due dettagli estremamente importanti, che possono farci luce sul destino del cane. A prima vista, come vi dicevo, si pensa che il cane si è mangiato un fungo velenoso ed è morto. Questo è quello che uno vede di sfuggita, se non approfondisce, passa e va avanti, no? Ma guardiamolo bene questo disegno. Perché il primo dettaglio sono i volti della famiglia. Le due bambine sono tristi. Il padre è felice. Ha il sorriso. Questo non può essere un dettaglio casuale, perché è un dettaglio importantissimo, se ci fate caso. Non può essere casuale. Inoltre c'è un altro dettaglio. Il braccio sinistro del padre è ferito. Ha una ferita esattamente subito o sul polso o subito sotto il polso, brutta perché aperta e sanguinante. Ora non so se YouTube, grazie alla compressione dei video, permetterà di vederlo, ma ci spero di sì. Ci sono delle goccioline proprio di sangue che scendono giù, quindi a indicare proprio una ferita aperta, sanguinante, una brutta ferita, quindi non un graffietto. Ok, una brutta ferita. Questi dettagli, come vi dicevo, non sono casuali, sono messi lì apposta per farci capire esattamente come sono andate le cose. Noi sappiamo che questo posto prima era un posto normale, cioè la gente qua ci viveva normalmente, prima che scoppiasse per qualche motivo il putiferio. Non siamo ancora riusciti a capire qual è la causa di questa infezione che porta le persone ad essere aggressive, che porta le persone a diventare dei mostri veri e propri. Non lo sappiamo.
Ma sappiamo comunque che non è sempre stato così. Quindi da un momento all'altro le cose sono cambiate. E abbiamo visto come la natura, per la precisione i vegetali di questo luogo, abbiano reagito male. Non solo i vegetali, anche i funghi abbiano reagito male a questo cambiamento. E c'è questa proliferazione incredibile non solo di alberi, ma anche di funghi in giro. Abbiamo visto questi fungoni enormi, bianchi, lanciare spore ovunque, impestare l'aria. Abbiamo visto gli alberi creare una rete di radici assurda, tanto assurda da spaccare la terra, e gli alberi crescere così densi a tal punto da creare una barriera, un vero e proprio muro fatto di alberi, no? Ecco, voi pensate che questi disegni li ha fatti un bambino. Torniamo quindi indietro. Qual è il fungo più iconico, più che tutti conoscono, che viene sempre rappresentato ovunque nei cartoni animati, nei libri per bambini, ovunque? La Manita muscaria. Perché? Perché è un fungo che difficilmente si confonde ed inoltre è un fungo estremamente facile da disegnare, che cattura l'attenzione dei bambini. Quindi è un fungo che viene usato non tanto nei disegni dei bambini o nell'immaginario comune, è un fungo, la Manita muscaria, che non viene usato tanto per descrivere appunto la Manita muscaria nello specifico, ma è diventato un po' il simbolo, l'icona dei funghi. Quando tu vuoi disegnare un funghetto in maniera stilizzata, che fai? Mica disegni un gallinaccio o un porcino, disegni una Manita muscaria, e chiunque nel mondo lo vede e fa: ah, un fungo, capite? Subito. Poi non è detto che tu intenda per forza la Manita muscaria, quindi secondo me, ma ripeto, sono sicuro al 95%, però ecco, questo ci tengo sempre a sottolinearlo, il gioco non ci dà una sicurezza al 100% di queste cose, quindi c'è un po' anche di interpretazione personale. Quindi mi raccomando, quando ascoltate le mie parole, non prendetele per oro colato, perché non c'è oro colato nella narrativa ambientale, e questo si applica in questo caso, ma come anche in tutti gli altri video, magari miei o di altre persone, che potete aver visto fare su YouTube, in cui analizzano, interpretano o vi raccontano la narrativa ambientale di un videogioco, la lore di un videogioco. Raramente abbiamo una sicurezza al 100% dei significati delle cose, ma estremamente raramente. Quindi non dovete mai prendere le parole delle persone in questi casi per oro colato, può essere sempre andata un po' diversamente, ok? In questo caso io vi dico, secondo me è così. Sono sicuro al 95% che stia così, perché le cose tornano, ok? Quando poi metteremo insieme tutti gli altri pezzi, le cose tornano, ma comunque il fatto che tutti i pezzi combacino non significa che alla fine l'immagine che ne esce fuori sia quella e l'unica immagine giusta, ok? Giusto per non creare questi culti religiosi che si creano dietro ai video di lore e di ste robe qua, ci siamo capiti. Sono cose proprio che non mi piacciono, non approvo, sono sbagliate a prescindere e sono anche nocive per la community, diciamo, che in generale sta dietro a questi videogiochi. Quindi, come vi dicevo, secondo me il disegno di questa Manita muscaria non rappresenta effettivamente una Manita muscaria, ma rappresenta un fungo, ok? Una delle bambine, o tutte e due le bambine, hanno visto il loro cane divorarsi in maniera anche piuttosto vorace, vedete da come è rappresentato il cane, un fungo. Il modo che ha la bocca così grande, ha questi dentoni così aguzzi, immaginatevelo dagli occhi di una bambina che vede il proprio cane aggredire, magari il cane tutto cuccioloso, scodinzolante, no, sempre buono, sempre docile, lo vede proprio divorarsi un fungo con un'aggressività e con un impeto che spaventa le bambine, perché cavolo, quello era il mio cucciolino tutto scodinzolante, tutto buono, come è diventato così? Secondo me è per questo che l'hanno rappresentato con questa testa enorme, con questa bocca enorme, con questi dentoni accuminati come uno squalo proprio, guardate che roba, proprio per rappresentare la voracità con cui il cane si mangiava questo fungo, probabilmente perché particolarmente appetitoso, capite? Non perché il cane è improvvisamente impazzito, ma perché voi date a un cane qualcosa di estremamente buono e guardate come reagisce. Questo ne abbiamo già parlato nello scorso episodio riguardo la frenesia alimentare di Wolfman. E questo è lo stesso caso. Abbiamo un caso di un cane che viene estremamente attratto a livello culinario, alimentare, da un fungo, e se lo mangia di super gusto, con una voracità proprio animalesca, proprio, capite? Lo sbranano.
e le bambine rimangono scioccate ed ecco che lo rappresentano. Ma come vi dicevo, secondo me quel fungo non era una manita muscaria, era un altro tipo di fungo. Probabilmente è molto più simile a questo qua dietro. Questo è solo per rappresentare il fatto che il cane si è mangiato un fungo, ok? Il cane si è mangiato un fungo e che cosa è successo poi? Il cane è diventato aggressivo. Esattamente come tutte le persone di questo luogo hanno iniziato a diventare aggressive. Se ci fate caso, noi di cani qui su Darkwood ne abbiamo visti tantissimi. E guarda caso, tutti quanti, nessuno escluso, aggressivi. I cani tendono all'aggressività, soprattutto quando sono in branco, soprattutto quando sono randagi, soprattutto quando sono affamati o impauriti. Sono un animale che può diventare aggressivo molto facilmente, ma non un animale domestico che ti tieni in casa. E soprattutto, non tutti i cani diventano aggressivi per gli stessi motivi. Quindi è impossibile che tutti i cani di questa zona siano diventati aggressivi semplicemente perché randagi. Eppure lo hanno fatto. Vuol dire che c'è qualcosa, una malattia, un qualcosa simile alla rabbia che li ha resi aggressivi. Noi sappiamo benissimo cos'è, sappiamo di questa infezione che si sparge in giro e che sta facendo fare cose strane sia agli uomini che agli animali. Quindi possiamo presupporre che tutta la fauna del luogo sia diventata aggressiva perché la malattia, l'infezione, li ha resi aggressivi. Di conseguenza, qui abbiamo un indizio enorme sul fatto che il cane è diventato aggressivo e sono proprio le faccine disegnate con questa ferita. Guardate dov'è la ferita, non è in un posto casuale, la ferita è subito o nel polso, perché il disegno è stilizzato quindi non si capisce bene, è o nel polso o subito sopra il polso. È esattamente il luogo dove più comunemente si viene morsi da un cane, quando si viene morsi. Questo per vari motivi in realtà. Sia perché quando un cane dimostra aggressività e si avventa su un essere umano, ci viene istintivo a noi esseri umani di proteggerci mettendo le mani davanti a noi, frapponendo le mani tra noi e il nostro aggressore, tirandole su, avete presente? Ecco, voi immaginatevi nel caso di un cane che quando ti aggredisce ti morde, se tu tiri sulle mani, il posto migliore, l'aggancio perfetto che ha il cane per morderti è proprio lì, davanti ai suoi occhi, nel polso o nell'avambraccio che tu hai tirato su. Il cane azzanna lì. Non solo per questo motivo, ma anche perché gli animali selvatici, quando aggrediscono un altro animale, non lo fanno per uccidere nella maggioranza dei casi. Quando un animale vuole uccidere un altro animale, e restringiamo il campo per rendere l'esempio più semplice, utilizziamo i canidi, ma vanno benissimo anche i felini in questo caso, quando un canide aggredisce un altro animale per ucciderlo, più o meno della sua stessa taglia o anche un po' più grosso, dove lo attacca? Alla gola. Quando un cane vuole uccidere, tenta di morderti alla gola. Perché? Perché è il punto debole di tantissimi animali, la gola. Non è corazzata, non ha una struttura ossea che la protegge, perché l'unico osso che sta nella gola sta internamente, quindi hai tutte le parti molli esposte. Ci passano delle terminazioni nervose importantissime che, se recise, addio te. Ci passano delle vene estremamente importanti, vene d'arterie, anche quelle che, se recise, portano alla morte per dissanguamento in brevissimo tempo, e in più ci passa anche la trachea che trasporta l'aria che respiriamo. Quindi se viene recisa la trachea inizia a entrare sangue dentro e diventa difficile respirare, e è molto facile morire soffocati. Insomma, attaccare alla gola è il modo più semplice per uccidere un altro animale. E quindi quando un cane o un felino o tanti altri animali vogliono uccidere la propria preda, cosa fanno? Si attaccano alla gola, mordono e stringono. In quella maniera causano, come vi dicevo, danni alle terminazioni nervose, causano danni respiratori, causano danni alla circolazione e quindi la morte sopraggiunge in brevissimo tempo. Ma ci sono molti casi, più spesso in realtà, perché gli animali attaccano per uccidere veramente di rado, solo quando ne hanno bisogno. Quando due animali combattono, litigano, vedetela un po' come volete, per qualsiasi motivo, non combattono e non si attaccano per uccidersi l'un l'altro, ma solo per avere momentaneamente la meglio
e allontanare l'altro. Perché è assurdo, ma gli animali hanno molto più buon senso, anzi, mettiamola così, gli animali selvatici hanno molto più buon senso degli esseri umani, perché anche gli esseri umani sono degli animali, non ce lo dimentichiamo. Hanno molto più buon senso. Gli esseri umani, quando si scannano, molto spesso finiscono per uccidersi. Per due motivi anche questo accade. Uno, perché abbiamo veramente ben poco buon senso. Due, perché non siamo più abituati a combattere tra di noi, quindi non siamo in grado di capire quando stiamo esagerando. E spesso una roba che è un litigio in cui non si vuole assolutamente uccidere l'avversario può finire con la morte dell'avversario, perché non siamo in grado di capire quando stiamo veramente esagerando. Negli animali non è così, lottando tutto il giorno, non tutto il giorno, però insomma, combattendo tra di loro molto molto spesso, sono molto più bravi a fare in modo che il suo avversario non muoia, ok? Non uccidersi, appunto. Di conseguenza, quando un cane non vuole uccidere l'altro cane, non gli va alla gola, non mordeli, non azzannali, va a mordere in altri punti, capite? Dove magari fa male, fa tanto male, ma non uccide. Alla fine, durante il combattimento, entrambi capiscono chi ha vinto, chi ha perso, per forza di cose uno riesce a sottomettere l'altro, e chi lo sconfitto si ritira e se ne va, e il combattimento finisce lì, senza morte, ok? Quando invece si vuole uccidere, si punta lì. Quando un cane aggredisce un essere umano, nella maggioranza dei casi, ma nel 99% dei casi, non lo fa per ucciderlo. Lo fa per altri motivi, perché è spaventato, perché è stato ferito, perché non lo so, ci possono essere tantissimi motivi, ma non per ucciderti, perché il cane non preda l'uomo. Sono rarissimi i casi in cui un cane o un canide in generale, quindi anche lupi, coyote, quello che volete, aggrediscono un essere umano per cacciarlo. Deve essere un branco bello grosso, ben numeroso, perché sennò lo sanno bene che il gioco non vale la candela, non siamo prede facili per un cane. Quindi il cane non ti aggredisce nel 99% dei casi per ucciderti e mangiarti, perché quando un animale selvatico ti uccide per mangiarti, sennò in genere evita di ucciderti. Insomma, quindi quando ti aggredisce sto cane, ti aggredisce in punti non letali. Non ti azzanna la gola, ti può mordere nel viso, tipo in genere succede spesso nelle guance, negli zigomi, nei sopraccigli, nel mento, quelli sono i posti dove spesso il cane morde quando proprio ti vuol mancare di rispetto, di brutto, quando proprio ti vuol dire guarda mi fai schifo, ti odio, vai via di qua perché altrimenti finisce male, il morso te lo dà nel viso. Quando è l'aggressione è un po' meno, in genere morde le mani, le gambe, i polpacci, le caviglie, quelle zone lì, o le mani, le dita, i polsi, gli avambracci, ok? Anche il luogo in cui ti morde il cane indica il livello di aggressività che ha verso di te, l'intenzione più o meno che ha. Ma insomma, tutto questo per dirvi che il fatto che sto cane, il suo cane, lo abbia morso qui, perché è ovvio che questo sia un morso di cane, proprio nel punto esatto, come vi spiegavo, dove mordono i cani, sia stato un qualcosa di particolare, perché il cane non voleva fargli del male davvero, non voleva ucciderlo, non voleva aggredirlo ancora, ma per qualche motivo l'ha fatto e gli ha causato anche una bella ferita, perché i denti dei cani non scherzano, quando ti mordono fanno male, fanno parecchio male. E qui, come vi dicevo, questo dettaglio ci fa capire che lui è stato morso dal suo cane. E l'altro dettaglio che ci aiuta a capire bene come sono andate le cose è che le bambine sono tristi, lui è felice. Quindi lui è stato morso dal cane, lui ha battuto il cane. L'ha ucciso lui. È questo che ci sta dicendo questa roba. Ripeto, non sono sicuro al 100%, ma al 95% sì. Le bambine sono tristi perché le bambine hanno perso il loro cucciolo, hanno perso il loro cane, non capiscono quello che sta succedendo, non hanno ben chiara la situazione. Semplicemente il mio cucciolo non c'è più, è morto, che è successo, perché, come mai queste cose sono accadute. Lui è felice perché lui innanzitutto è stato quello che è stato morso dal cane e si è preso la sua vendetta, ma poi è felice anche perché così ha protetto le sue figlie. Un cane che diventa aggressivo ingiustificatamente è un cane pericoloso quando si hanno dei bambini in giro, perché un adulto da un cane si può difendere, un bambino no, finisce male. I cani non aggrediscono i bambini senza motivo, ma in alcuni casi può succedere, per vari motivi può succedere. È questo quello che ci sta dicendo questa roba. Il cane non è morto per aver mangiato un fungo velenoso, ma è morto perché è diventato violento, ha aggredito l'uomo e lui l'ha battuto. I sorrisi e la ferita
ci raccontano tutto questo. Di conseguenza, una volta che abbiamo capito questo, tornando indietro, questo disegno assume tutta un'altra valenza. Vedete che roba? Il cane, non essendo morto perché questo è un fungo velenoso, quindi questa probabilmente non è una manita muscaria, perché se fosse stata davvero una manita muscaria, sì, assolutamente il cane sarebbe morto, ma sarebbe morto nel giro di pochissimo, è velenosissima la manita muscaria. Se il cane non è morto per aver mangiato una manita muscaria, allora significa che questa non è una manita muscaria, e allora che fungo era? Quale fungo anomalo abbiamo visto noi in zona ovunque da tutte le parti? Già, quei fungoni bianchi che rilasciano spore a gogo, li abbiamo visti in molti luoghi, li abbiamo visti crescere sugli alberi, li abbiamo visti crescere sotto gli alberi, li abbiamo visti crescere nelle case, stanno crescendo ovunque e raggiungono dimensioni incredibili. Possiamo presupporre, e sottolineo presupporre, che questo fungo, qui rappresentato come una manita muscaria, non fosse una manita muscaria, ma uno di quei funghi bianchi che abbiamo visto. E che cosa abbiamo appena imparato qui? Una possibile origine dell'infezione. E di nuovo sottolineo 3-4 volte il termine che ho usato, possibile, perché non ne abbiamo la certezza, ma questo è un indizio molto grosso. E se tutto questo putiferio fosse partito dai funghi, se l'infezione nascesse dai funghi, qui vediamo un cane che è un allegro cagnolino di famiglia, sempre stato con loro, che improvvisamente si mangia un fungo e muore. Succede un putiferio, morde il padrone e muore. E viene abbattuto. È diventato violento, come gli altri cani, come le altre persone che sono in questo luogo. E sappiamo però che lui non era violento fino a che non ha mangiato questo fungo. Capite? Abbiamo una possibile origine su quello che è accaduto. Andiamo avanti. E quindi il cane viene abbattuto e le bambine sono tristi, il padre è felice di essersi torto dai piedi un cane aggressivo. Dopodiché il padre prende un'accetta e smonta la cuccia, perché ormai il cane non c'è più, non se ne fa più di niente. Smonta, distrugge la cuccia e costruisce con il legno, vedete, della cuccia un dondolo. Non è proprio un dondolo, quella specie di altalene lì, che non so bene quale sia il nome, ma avete capito qual è. Per le bambine, e le bambine ritrovano il sorriso, felici di avere un bellissimo giocattolo nuovo. Ma poi, attenzione, di nuovo disastro. Qui si è chiuso un capitolo, mettiamola così, qui si è chiuso un capitolo. Altra scena terribile per le bambine. Un incendio terribile divampa e distrugge la loro casa, vedete, compreso anche un po' il dondolo qua. Non è un incendio qualunque, sono tutti tristi, vedete qua come è rappresentato? Guardate, perché dovete fare caso ai sorrisi? Qui le bambine si sono prese cura di rappresentare la tristezza, la paura in tutti e tre, anche nel padre. Qui no, il padre non è triste per niente, non è né triste né impaurito, capite? Quindi sappiamo per certo, per esempio, questo ci spiega che l'incendio non è voluto da nessuno, non è stato colpa di nessuno. Non è che il padre è impazzito, prima ammazza il cane e poi dà fuoco a casa, capite? No, non c'entra niente il padre, sono tutti impauriti, terrorizzati e dispiaciuti per l'accaduto. Quindi sappiamo che è un incendio per cause esterne. Nessuno della famiglia è è il responsabile di questo incendio. Quindi potremmo pensare a un incendio casuale, no? È un incendio così, che è nato per qualche incidente, magari una lampada d'olio o una stufetta a carburante, si sono rotti, il carburante si è sparso in giro, ha preso fuoco a casa, no? No. Anche qui, in realtà qui c'è la sicurezza al 100%, avremo delle conferme in futuro, quindi vi posso già dire che questa cosa è sicura al 100%. Però, in questo caso, noi già dal disegno possiamo capire che non è stato un incendio accidentale, non è stato un incendio che è nato così per caso. Perché? Da che cosa lo possiamo capire? Guardate l'entità di queste fiamme. Come queste bambine hanno rappresentato le fiamme in questo incendio. È una roba enorme, enorme. Questa è la casa e queste sono le fiamme. Cioè, vedete che roba? È un inferno, è un qualcosa di incredibile. Questo non è rappresentato a caso, perché se la bambina o le bambine volessero rappresentare un incendio, potevano farlo benissimo intorno alla casa, rappresentare un incendio molto più contenuto, molto più normale, e invece hanno rappresentato una cosa enorme,
enorme, proprio fiamme altissime, capite? Vedete, non solo alte rispetto alla casa, ma anche ampie. Sembra quasi un'esplosione. Sembra quasi un'esplosione. E qui c'è un particolare interessantissimo. Dall'entità delle fiamme, appena scoppia un incendio, e sottolineo appena scoppia un incendio, si può capire se l'incendio è causato accidentalmente o se si è incendiato volutamente una casa, per esempio. Ma questo vale anche per un'automobile o per qualsiasi cosa. Perché? Quando si crea un incendio per caso, per sbaglio, per un incidente, la quantità di di carburante che causa l'incendio è minimo. Per carburante posso intendere, per esempio, l'esempio di una lampada d'olio che perde olio, no? Quell'olio si incendia e parte un vero e proprio incendio in casa. È una cosa lenta, progressiva, graduale. Le fiamme si espandono piano piano perché quell'olio che cade a terra è poco, incendia, mettiamo caso, le assi di legno che piano piano prendono fuoco, il fuoco si allarga dalle assi piano piano va alle pareti, piano piano va alle pareti, eccetera eccetera, va alla tappezzeria, a tutti i mobili di casa e poi diventa un vero e proprio incendio. Ma è una cosa graduale, lenta, e le fiamme rimangono comunque più o meno contenute. Quando invece si dà fuoco, questo vale sia per l'esempio della lampada d'olio come per un cortocircuito elettrico, cioè è lo stesso discorso. Quando invece si dà fuoco intenzionalmente a una casa, si prende per esempio una tanica di qualsiasi carburante, che sia benzina, cherosene, gasolio, alcol, quello che volete, insomma una tanica di carburante, la si sparge in giro, bene bene, si impregna tutto di carburante e poi gli si dà fuoco. Voi questa scena l'avrete vista, o una casa o una macchina, un'automobile, ok? Voi questa scena l'avrete vista migliaia di volte nei film, migliaia di volte. E nei film viene sempre rappresentato con questo qui, con sta tanica che sparge di benzina tutto, poi fa una scia, una striscia di benzina che si allontana a mo' di miccia, bello lontano, gli dà fuoco, e si vede che piano piano la fiammellina parte, dolce dolce, tipo miccia, va lì e fum, e prende fuoco tutto per magia. Nella realtà col cazzo che è così, non funziona così. Se fai una roba del genere c'è una reazione potentissima, perché più è il carburante utilizzato insieme alla quantità di combustibile, quindi nel nostro esempio più benzina si usa sul legno, ok, o sulla carta o su quello che volete, usiamo il legno come esempio, più violenta sarà la reazione di accensione della benzina. È così violenta da essere praticamente un'esplosione. Le fiamme proprio divampano, proprio buam, fanno una fiammata assurda, ma una roba enorme. Questo, per esempio, lo potete vedere se andate su YouTube e cercate video degli incidenti degli americani che hanno sto vizio assurdo di accendere i barbecue con il carburante. Utilizzano questi accendi barbecue liquidi che sono tipo, non so che cazzo sono, se sono gasolio, benzina, io non so che roba c'è lì dentro, però utilizzano questi cosi liquidi, li buttano nel carbone, nei carboncini del barbecue. Quando sbagliano, che ne usano un pochettino di più, ma no tutta la boccetta, capite? Basta un po' di più, un po' troppo, la reazione è violentissima, è praticamente un'esplosione, gli esplodono i barbecue nel muso quando accendono la fiamma, capite? C'è proprio questa reazione terribile. Ecco, da qui si può capire che questo incendio non è stato un incidente. Qui qualcuno ha dato fuoco a casa loro, con probabilmente una grossa quantità di carburante, di benzina, di quello che sia, al punto da causare questa enorme esplosione, questa fiammata gigante, proprio fam. E questo è quello che succede, come vi dicevo, quando si dà fuoco a una casa, a una macchina, a qualcosa utilizzando un carburante. È una botta pazzesca, è una roba assurda, è una reazione chimica violentissima. Di conseguenza sappiamo che qualcuno ha dato fuoco alla casa di questa famiglia. Perché non lo sappiamo, ma qualcuno gli ha dato fuoco. Come vi dicevo, lo possiamo capire da questo disegno, ma questo ci verrà confermato più avanti. Nel disegno dopo vediamo la nostra famiglia qua in fila, tutti in fila, verso una
botola, sembrerebbe una botola nel pavimento. E questo disegno contiene anch'esso tantissimi dettagli che possiamo capire. Per esempio, l'uomo che sta indicando la botola, dove la gente è in fila per entrare, guardatelo bene, ha un vestito che sembra un camice bianco, porta degli occhiali, vedete? Ed è un uomo molto diverso da tutti gli altri, molto diverso. Lo potremmo benissimamente riconoscere come il dottore. Il dottore ha messo in fila tutta questa gente e la sta facendo entrare dentro una botola. Chi è questa gente? Alcuni li possiamo riconoscere, alcuni io non ho la più pallida idea di chi siano. Tipo i primi tre. Io non ho idea di chi siano i primi tre. Non ne ho proprio idea. Questo è ovviamente il musicista. È un bambino, perché è di bassa statura, maschio, busto rettangolare, con un violino in mano e l'arco nell'altro. Quindi è palesemente il musicista. Quest'altro tizio qui, ci andiamo dopo, quest'altro tizio qui non ho idea di chi sia, potrebbe essere praticamente chiunque. Poi abbiamo la nostra allegra famigliola, padre e le due bambine, e un uomo che sembra l'uomo di latta del mago di Oz, non so se ci avete presente. C'ha questo cappello triangolare, tutto squadrato, vedete, i piedi, insomma, ricorda molto qualcuno che indossa un'armatura o comunque parti metalliche addosso. Chi è che noi abbiamo conosciuto che aveva parti metalliche addosso? Piotrek. Quindi molto probabilmente, non sono sicuro, ma molto probabilmente questo è Piotrek. Inoltre, la donna qua, vediamo che è una donna con un bebè in braccio, con un neonato. Lei non è niente po' di meno che... Ops, non è questa foto? Non è questa foto? Porca miseria. Eccola. Eccola qua. Eccola qua. La donna in questione. Vi ricordate chi era? Noi questa foto l'abbiamo trovata dove si nascondeva il dottore. Questa è la moglie e mi pare la figlia. Era una femmina la figlia. La figlia o il figlio. Comunque mi pare fosse una femmina. Del dottore. Sono proprio loro. Perché noi non abbiamo visto nessun'altra donna con un bebè ai tempi. Che noi sappiamo, quindi possiamo presupporre, anche se non abbiamo la certezza matematica, che questa sia la moglie del dottore con il bambino. Tra l'altro, guardate che roba, è rappresentata con la bocca proprio spalancata, gigante, che probabilmente stava urlando al bambino, arrabbiata, stressata per qualche motivo. C'erano momenti di tensione, potete immaginarvelo. Insomma, il dottore ha messo in fila tutte le persone e le sta facendo entrare dentro una botola, inclusa sua moglie, suo figlio, sua figlia, questo padre con le due bambine e anche gli altri bambini. Quindi vediamo che principalmente noi qui abbiamo gli elementi deboli di una società, nel senso gli elementi che prima si tenta di mettere in salvo, donne e bambini, ok? E chi se ne prende cura. Quindi qui possiamo vedere dietro una croce, vedete? È stata disegnata una bella croce. Qui ce n'è un'altra, qua ce n'è un'altra, capite? Questo possiamo presupporre essere un cimitero. Dov'è che abbiamo visto un cimitero con una botola con la gente chiusa dentro? Alla chiesa. E qui scopriamo come sono andate le cose. Il dottore ha messo in fila gli abitanti del villaggio e li ha rinchiusi in una botola. Non sappiamo, anche qui vedete ci sono altre croci qui, proprio come se fosse un cimitero, qui ce n'è un'altra. Non sappiamo se le persone che sta mettendo dentro la botola, quindi nel sottoscala della... no, nel sottoscala, nel sottosuolo della chiesa, non sappiamo se sono persone infette e che quindi sono state messe lì dentro per quarantena, per evitare che infettassero gli altri, perché lui sicuramente era infetto, è stato morso dal cane, oppure se non si aveva ancora la più pallida idea di come capire chi era infetto e chi no, e semplicemente si cercava di proteggere le persone più deboli, quindi donne e bambini, e proteggerli dall'infezione. Non lo sappiamo com'è andata, non lo sapremo mai in realtà questo. Possiamo solo fantasticare, possiamo solo immaginare come sia voluta la faccenda. Sappiamo solo i risultati. Noi ci siamo stati in quella cantina, noi abbiamo visto che sono sostanzialmente morti tutti, si sono trasformati in chomper e c'è stato un massacro.
perché c'era gente infetta. Ripeto, lui sappiamo per certo essere infetto. Il musicista è infetto, ma non si è trasformato. Piotrek è infetto, ma non si è trasformato. Sostanzialmente questi qua, noi ne abbiamo di tutti questi personaggi, sappiamo che uno, due, tre erano sicuramente infetti. Sicuro, sicuro, sicuro. Questi tre erano sicuramente infetti. Probabilmente se era infetto il padre erano infette anche le bambine. Non sappiamo come si trasmette questa infezione. Magari si trasmette tramite le spore dei funghi e di conseguenza le respiri, e quindi sono tutti quanti infetti a prescindere, però almeno uno, due, tre erano infetti. C'è da dire che nessuna di queste persone si è trasformata in un chomper, o perlomeno Piotrek non si è trasformato in un chomper perché l'abbiamo visto, il musicista non è un chomper perché l'abbiamo visto, il padre non si è trasformato in un chomper perché l'abbiamo visto. Voi non sapete ancora chi è, ve lo farò vedere probabilmente dopo o nel prossimo episodio, non lo so, ma l'abbiamo visto e non si è trasformato in un chomper. Non abbiamo idea della sorte delle bambine, della moglie del dottore e del bebè. Loro non sappiamo com'è andata. Quest'altri potrebbero benissimo essere diventati chomper. Vatta la pesca, non lo sappiamo. Comunque, ecco quello che stava succedendo qui. E poi l'ultimo disegno conclusivo, le due bambine dentro la cantina della chiesa, la chiameremo così, con tante persone messe per orizzontale, quindi ferite, morenti, agonizzanti, in preda a fasi terminali della malattia, insetti vari, guardate qui c'è tipo un ragnone disegnato, quindi proprio che brutta cosa, povere bambine, che brutta cosa. Ma qui possiamo vedere un altro dettaglio. Non solo che la situazione era veramente sfuggita di mano all'interno delle cantine della chiesa, ma questo lo sapevamo già perché abbiamo visto il risultato, ma qui manca il padre. Se ci fate caso, il padre non c'è, e non è una di queste persone, perché come vedete le bambine hanno estrema cura nel rappresentare le persone che vogliono rappresentare, quindi il padre ovviamente sappiamo che non hanno una madre per qualche motivo, quindi il padre è il loro unico punto di riferimento. Se fosse stato uno di questi qui per orizzontale, lo avrebbero rappresentato con il suo vestitino azzurro in quella maniera per orizzontale. Questo lo sappiamo perché anche loro non si sono cambiati vestiti, quindi non si sono portate altri vestiti. Quindi sono state lasciate qui e il padre non è con loro. Perché il padre non è con loro? Non lo possiamo sapere per certo. Possiamo intuire, visto la coda di persone, che magari lui non faceva parte delle persone deboli. Qui perché non era né una donna né un bambino. Quindi è stato rimandato indietro, lui ha solo accompagnato le bambine qua. Oppure perché davvero qui si cercava di proteggere dall'infezione i membri deboli e lui era già infetto e quindi non è potuto entrare. Fatto sta che per un motivo o per un altro le bambine erano lì, lui non c'era, ok? Voi pensate già quanta roba abbiamo scoperto solo guardando questi disegni. Quindi noi praticamente abbiamo scoperto probabilmente l'origine dell'infezione, i funghi, e abbiamo scoperto la storia di una famiglia e come sono andate le cose nella chiesa, che è stato il dottore a mandarceli dentro, chi ci ha mandato dentro, capite? Per quale motivo? Abbiamo già iniziato a capire un botto di robe. Ma noi questa famiglia l'abbiamo già trovata, possiamo vedere ancora di più, volendo. Perché dico questo? Perché abbiamo due dettagli importantissimi per capire di quale famiglia stiamo parlando, perché non è una famiglia a caso, non è una qualunque, è una famiglia specifica all'interno del gioco che noi abbiamo visto, come vi dicevo. E i dettagli sono due, sono questa cuccia rossa con il dondolo, chiamiamo dondolo anche se non è, non so come si chiama sta roba, altalena, perno fisso, cazzo ne so. La cuccia con il giocattolo, noi la giostrina li abbiamo visti, ma forse non ve li ricordate. L'altro esempio è l'enorme incendio, e quindi stiamo parlando di un luogo dove c'è stato un incendio, e abbiamo due, abbiamo la casa bruciata o le case bruciate al plurale. Non ci sono altri luoghi bruciati all'interno della nostra mappa, quindi questi o vivevano qui nella casa bruciata o vivevano qua nelle case bruciate. Il modo migliore per scoprirlo è andare fisicamente lì nelle case bruciate. Adesso faremo partire il timer, purtroppo, ma oh, non si può volere tutto dalla vita. E andare direttamente alle case bruciate a controllare per vedere se troviamo qualche indizio che ci possa far capire dove risiedeva questa famiglia. Ora io ovviamente vado a colpo sicuro perché so già dove stanno, quindi non andremo alla casa bruciata ma andremo alle case bruciate, quello al plurale.
e vedrete la magia. Dovrebbero essere queste, giusto? Giusto. Guardate un po' cosa abbiamo qui. Il dondolo altalena giostrina rosso. Altalena la chiama proprio in italiano. E qua giù la ex cuccia del cane distrutta, smantellata con qualche asse di legno rossa, lasciata lì apposta per farci capire che una volta questa era quella cuccia. Qui non è detto, ma vedete c'è tipo la terra smossa, probabilmente è stato seppellito il cane, chissà, non è detto, potrebbe averlo seppellito nel bosco e qui in realtà c'era un geranio, non lo possiamo sapere, però sembra una buca di una dimensione abbastanza grande da contenere un cane di grosse dimensioni. Quindi qui probabilmente è stato seppellito il cane. Quindi vedete che tutti gli indizi tornano e ci rendiamo conto che questo era il luogo dove viveva questa famiglia. E da qui, chissà, è partito tutto, è partita l'infezione, questo non lo possiamo sapere. Inoltre, guardate un po' che roba, adesso che abbiamo capito, abbiamo collocato di quale famiglia si parla e di dove vivevano queste persone, ricordiamoci che qui dentro noi avevamo trovato un po' di roba. Per la precisione, noi avevamo trovato un vestito, un abito bianco della taglia di un bambino, anzi, di una bambina in questo caso. Questo è uno dei vestitini delle bambine, sempre a sottolineare il fatto che qui ci fossero delle bambine. Ma avevamo anche trovato una nota dalla casa bruciata, eccolo qua. So che sono là, li posso sentire ridere, sono dietro quel gruppo di alberi, non posso addentrarmi da solo, gli alberi ricrescono troppo in fretta. Questa nota l'abbiamo trovata qui, quindi è stata scritta dal padre di queste due bambine. Ora, a chi si riferisca questa nota, in realtà noi non lo sappiamo e non lo potremo mai sapere per colpa di quella lingua selvaggia che è l'inglese, perché in originale ovviamente questa nota è stata scritta in inglese. L'inglese spesso e fin troppo spesso non utilizza il maschile e il femminile nelle cose, perché se lui qui si fosse riferito al femminile, noi avremmo potuto pensare che... No, non avremmo potuto pensare, perché già lo pensiamo, però avremmo avuto quasi la conferma che si riferiva alle sue due bambine, perché nei disegni noi abbiamo visto che lui non è insieme alle bambine, ok? E ci sta, perché li posso sentire ridere. Qui ho usato il maschile perché quando si traduce dall'inglese all'italiano, quando non si ha la certezza del sesso, spesso si usa il maschile, al contrario invece di come fanno in altre lingue che invece usano il femminile. Quindi capite, non sappiamo per certo a chi si riferisce. So che sono là, I know they are there, potrebbe essere sia al maschile che al femminile. Qui invece è lo stesso discorso, è un po' un casino, perché non abbiamo il maschile o il femminile, se non ricordo male, in questo caso. Perché qua usa them, lì posso sentire them, che è sia maschile che femminile, quindi non lo sappiamo. Ci sono varie teorie. Questo foglio può riferirsi o al padre, che sente la mancanza delle figlie, e quindi in questo caso era un femminile sottointeso. So che sono là, le posso sentire ridere, sono dietro quel gruppo di alberi, ma non posso addentrarmi da solo, gli alberi ricrescono troppo in fretta. Quindi il desiderio del padre di ricongiungersi con le proprie figlie. Avrebbe senso, perché sappiamo si sono separati, sono bambine, quindi i bambini spesso giocano, ridono, è una cosa proprio iconica anche questa, come la manita muscaria per descrivere il fungo. Quando descrivi un bambino, descrivi le risate di un bambino, perché è sempre lì che ride, gioca, corre, fa casino. E quindi ha pienamente senso. Ma d'altro canto, col fatto che non siamo sicuri al 100% del maschile o del femminile, potrebbe riferirsi anche a chi. So che sono là, li posso sentire ridere, sono dietro quel gruppo di alberi.
Questo suono dietro quel gruppo di alberi potrebbe riferirsi alla barriera di alberi che separa il dry meadow, dove siamo noi adesso, il prato arido, dal, come cavolo si chiamava, la foresta silente. No, gli old woods, i vecchi boschi, dove invece c'è la chiesa, potrebbe essere quella barriera di alberi lì, ma potrebbe anche riferirsi al gruppo, al boschetto di alberi che stanno intorno casa sua, in cui qualcuno stava lì, li osservava e rideva. Chi è che poteva star lì a osservare e ridere? O i selvaggi, gli indigeni, ma i selvaggi non osservano molto e soprattutto non ridono quasi per un cavolo, quindi io personalmente lo escluderei, anche se non abbiamo una certezza, a intuito mio lo escluderei. Se si riferisce a qualcuno qui, si riferisce ai soldati, ai militari, che sappiamo sono il gruppo di cui fa parte il nostro protagonista, che erano qui per appunto studiare, osservare e capire quello che stavano facendo gli abitanti in questo luogo, come si evolveva la malattia, eccetera eccetera, insomma per studiare tutto ciò che avveniva qua dentro. Quindi quando si studia un qualcosa del genere si fa un po' come fanno i biologi quando studiano gli animali: si prende le distanze, si cerca di non disturbare, da lontano si guarda, si osserva e si prende nota di tutto ciò che succede. Solo che qui non sono a studiare la situazione dei biologi, sono dei cazzo di militari che non gliene frega sostanzialmente niente, che non si fanno scrupoli a deridere la situazione attuale. Quindi potevano benissimo essere loro a ridacchiare, no? Che se la ridono mentre che guardano l'evolversi della situazione da in mezzo agli alberi. Ripeto, che io sappia, non c'è conferma a questa roba. Siete liberi di pensarla un po' come volete. Personalmente hanno senso entrambi. Uno per il fatto che il padre non si è ricongiunto con le bambine e l'altro perché i militari potrebbero benissimo essere responsabili dell'incendio. Capite? Chi è che può aver dato fuoco a questa casa? Ripeto, anche questo ci verrà confermato in futuro. Noi per il momento non abbiamo la certezza, però anche qui possiamo ragionare, gli indizi ce li abbiamo, i dettagli ce li abbiamo. Chi è che avrebbe potuto dar fuoco alla casa di questo tizio? Non sono stati loro, non è stato un incidente, quindi qualcuno gli ha dato fuoco. O è stato qualche vicino, nemico, cattivo, o sono stati militari che magari per fermare l'infezione hanno preso e hanno dato fuoco alle case dove crescevano, va a capire, funghi, dove non lo so che cosa può essere successo. Però spesso si fa anche nei periodi della peste, sai, le case che hanno dato fuoco per evitare lo spargersi dell'infezione, che non è servito assolutamente a nulla, come di fatti in questo caso. Però quando la gente è in preda al panico e alla paura fa cose veramente brutte, tra cui dar fuoco alle case. Questa è una cosa che succede spessissimo, quindi ci sta benissimo che i militari possano essere responsabili dell'incendio in queste case, di più case tra l'altro, di più case, perché abbiamo tutte queste case qui sono state bruciate e anche questa qua è stata bruciata, capite? Cioè c'è proprio stato fatto un tentativo di epurazione, se vogliamo, cosa che secondo me lo rende molto più plausibile del che ne so, del vicino di casa che si è incazzato, che erano questi qua giù del matrimonio che gli è andato fuoco, capite? Boh, non lo so, l'accampamento del lupo, ancora non esisteva l'accampamento del lupo ai tempi, quindi secondo me, e sottolineo secondo me, è stato l'esercito, sono stati i militari a dar fuoco a queste case. Seguiamo questa pista, perché noi abbiamo, come vi ho detto, trovato roba che fa angolo e quindi abbiamo un indizio enorme, abbiamo una pista da seguire adesso. Abbiamo scoperto la storia di una famiglia, quindi abbiamo scoperto la lore del luogo delle case bruciate, abbiamo scoperto il destino di diversi personaggi, ma abbiamo anche scoperto di più. Abbiamo scoperto come è iniziata molto probabilmente questa epidemia, tutto questo problema, dai funghi, dai animali, capite? Adesso, se noi seguiamo questa pista, che questo è un indizione bello grosso, vediamo che questa pista ci porta alla chiesa, perché nei disegni l'unico altro luogo per noi riconoscibile era la chiesa, dove siamo già stati. Quindi andiamo alla chiesa, andiamo di corsa, perché non abbiamo tanto tempo. Sono quasi tentato di ingoiarmi quelle pillole lì per correre un po' di più, dato che non abbiamo nient'altro lì, come al solito cadaveri a gogo, dove passa il lupo, dove ci sono i morti.
Qui mannaggia la miseria, noi siamo in questa zona qui, siamo passati un po' troppo stretti. Devo cercare di fare il più veloce possibile senza però finire la stamina, perché in realtà in quella maniera ci metto di più. Quindi dai, dai, velocissimi. Eccoci al ponte, quindi da qui andiamo nell'Old Wood. La chiesa per fortuna è qua vicina. La strada ci porta alla chiesa? No, sta strada fa un pezzettino e finisce lì, quindi è inutile seguirla. Andiamo di qua. Probabilmente troveremo qualche chomper, ma non lo temiamo. Cazzo, io ho in mano l'asse di legno perché mi sono fatto la notte off camera lì nel primo rifugio della prima zona. Nel rifugio number one. Un cagnolone. Se sta lì sono più contento perché non ho voglia di danneggiarmi l'ascia per lui. Ce ne frega niente. Dai, mi tocca scavalcare. Ih, ce l'ho fatta. Non volevo aggirare il cane e l'ho fatto. Vi ricordate il matto che sta qui dentro in chiesa? Sentiamo bene cosa ha da dire il matto. Così tante candele, così tanti fiori, uno rosso, uno verde, per le mie bambine. Quest'uomo, Borello, è il padre delle bambine. È l'uomo con il vestito blu che si vede nei disegni. Ops, ho sbagliato. L'uomo che per qualche motivo noi non sappiamo perché, non sappiamo com'è andata, si è separato dalle bambine, vuoi perché non l'hanno fatto entrare, non lo sappiamo, e si è separato da loro, e quando poi è tornato era troppo tardi, e questo l'ha portato ad essere in questo stato. È veramente follia allo stato puro, proprio non ci dà più, è in stato catatonico, è veramente veramente andato. Ora io questa è un'altra cosa che non ho piacere a fare, però la faccio giusto per motivi di lore e per porre fine alle sue sofferenze, povero uomo. Quindi andremo dietro dove non ci può vedere, quindi non lo sente arrivare, sarà in dolore. Ok, abbiamo messo fine alle sofferenze di quest'uomo. Guardiamo cosa ha addosso. Un medaglione. Otto. Otto. Le due bambine. E scopriamo qui essere gemelle. L'unica cosa che era rimasta addosso a quest'uomo era il medaglione con la foto delle sue figlie. Cioè, ragazzi, è... Madonna mia. Capite la brutalità di Darkwood? La veramente la assurda brutalità di questo gioco. Con un 2D, una visuale top down, quindi una visuale dall'alto, 4-5 pixel, riesce a rendere un'atmosfera horror incredibile. E qui non stiamo parlando di un gioco di paura, qui stiamo parlando di un gioco horror sotto tutti i punti di vista. Vi ho già spiegato la differenza tra l'orrore e la paura, mi pare, quando abbiamo fatto la serie su Amnesia Machine for Pigs, della differenza enorme che c'è tra l'orrore e la paura e del perché l'horror si chiama horror e non fear o scare, capite? Perché l'arte di genere horror, che siano essi quadri, che sia letteratura, quindi libri, romanzi, che siano film, che siano videogiochi, dovrebbero fare orrore, non paura. Molto spesso, quando anche più da ragazzino parlavo con i miei amici, no, ma quel gioco, l'horror lì è una merda perché non fa paura. Non deve far paura, deve fare orrore, perché se ti doveva far paura si chiamava videogioco di paura, non videogioco horror, o film di paura, non film horror, o romanzo di paura, non romanzo horror. Invece no, si chiama horror, si chiama di orrore. L'orrore è una cosa diversa dalla paura. La paura, e qui lo rispiego,
È un qualcosa che ti assale lì per lì. È un qualcosa che arriva, ti spaventa e ti causa l'emozione della paura. Può essere un jumpscare, appunto, un suono improvviso, una figura che sbuca da qualche parte, un suono che non riusciamo a riconoscere, ci fa paura, capite? Una sagoma nella nebbia in un vicolo buio di notte ci può far paura, capite? Non ci fa orrore. L'orrore è un qualcosa di molto più complesso, di molto più subdolo e bastardo. Se volete, possiamo chiamare l'orrore l'evoluzione, lo step successivo, il level up della paura, ma non è per forza così. L'orrore è più bastardo, l'orrore è un qualcosa che striscia, che è lì, ma magari non lo noti, capite? È un qualcosa che, quando te ne rendi conto, ti fa spalancare gli occhi, ti fa aprire la bocca e non riesci a mettere nessun suono, ti si rizzano tutti i peli della schiena, inizia a tremarti la voce, ti lacrimano gli occhi. Quello è l'orrore. La paura e lo spavento è... Oddio, capite? Quella è la paura. L'orrore è una cosa molto più profonda, molto più psicologica. È veramente una cosa terribile, l'orrore. E non molti giochi riescono a ricreare l'orrore. E ben pochi riescono a farlo come Darkwood. Perché se noi prendiamo qui, con questi due pixel, con questi due suoni, con questa visuale top down e con questi due disegnini, questo proprio palesemente è un disegno fatto a... benissimo, tra l'altro, ma fatto a matita, riescono a ricreare un'atmosfera e una situazione e una sensazione di orrore veramente enorme. Perché qua non si guarda in faccia nessuno, è crudo. Darkwood è crudo, è come la realtà. Qua i bambini non si salvano, qua non c'è speranza per nessuno, la gente muore di fame e c'è chi è contento di persone che muoiono di fame. Qua non si salvano neanche gli animali, non capite? È proprio... è spietato e non ha riguardi per niente, per nessuno. E tutto va in merda esattamente come andrebbe in merda nella realtà. È un qualcosa che ti fa sentire come... questa cosa potrebbe succedere davvero. Cioè, più che questa cosa potrebbe succedere davvero, è se questa cosa succedesse davvero, le cose andrebbero esattamente così. Alla gente gli brucierebbero la casa con il fidanzato dentro, prenderebbero il figlio deforme e glielo butterebbero in un pozzo, capite? Le persone verrebbero prese dal dottore locale, verrebbero messe in fila come le abbiamo viste nella nostra allucinazione, tutte in fila qui, verrebbero fatte entrare in uno scantinato per mettere al sicuro, ma quello scantinato, invece di tenere al sicuro, si sarebbe alla fine rivelato solo che è una trappola mortale da cui nessuno poteva uscire. Sarebbero morti tutti lì dentro di una morte terribile, donne e bambini, vi rendete conto? Assurdo, è assurdo Darkwood, è proprio la sua spietatezza, è proprio la sua depravazione che lo rende così di valore. Il valore di Darkwood viene dato proprio da questo, nella sua capacità di creare orrore con il nulla, senza filmati, senza effetti speciali, senza niente, ma semplicemente trasformando la realtà in fantascienza e videogioco, crudo fino alla fine. Senza farsi scrupoli di sorta. Niente. È pazzesca sta roba. È pazzesca. E veramente credo che gli abbiamo fatto un favore a quest'uomo, veramente. Se il dottore, mi dispiace un po' averlo ucciso, lui son dell'idea che gli abbiamo fatto un piacere, perché immaginate che cazzo doveva convivere quest'uomo. Con cosa si svegliava ogni mattina, ammesso che questo riuscisse più a dormire. Quanto si dovrebbe... il senso di colpa, quanto dovesse sentirsi responsabile della fine terribile che non volendo ha causato alle proprie figlie. Cioè, madonna ragazzi, madonna mia. Ora che sapete tutto questo, ripensate alle scene dentro questa chiesa che abbiamo visto. Ripensateci. E ora capite anche perché io nell'allucinazione non ho voluto uccidere il Chomper, perché il Chomper sarebbe stato lui. Se l'avessi ucciso lì avremmo trovato un medaglione un po' diverso nell'allucinazione, in cui i volti delle bambine erano distorti. Cosa tra l'altro molto figa, perché
rappresentava un qualcosa di scioccante che lui vedeva sotto uno stato allucinatorio. Quindi tu, cazzo, uccidi un mostro, guardi nel corpo del mostro, c'è un medaglione con la foto di due bambine, e ti rendi conto che mi sa che non ho ucciso un mostro, capite? E quindi poi anche i volti delle bambine erano tutti distorti, inquietanti, terribili. E poi dopo, quando l'allucinazione finisce, se si riguardava il medaglione oppure bisognava trovarne un altro, mi pare, si trovava questo qui che abbiamo trovato noi. Insomma, una roba terribile. Basta, andiamo via di qua, andiamo veramente via di qua. Uff, che pesata, ragazzi. Vedete tutte le croci, tutte le robe che hanno rappresentato le bambine. Quindi, insomma, in questa maniera abbiamo ricollegato, seguendo un filo, tutta questa roba qua. Abbiamo scoperto un sacco del dottore, di sua moglie e sua figlia. Abbiamo scoperto di chi viveva nelle case bruciate, perché le case sono bruciate. Abbiamo scoperto come è partita l'infezione, capite? Abbiamo scoperto un sacco di roba, semplicemente partendo da un punto che comunque sembra interessante, e da lì andando a seguire il filo, no? Passo passo, fino a ricostruire il tutto. Ora noi non abbiamo finito. Cioè, questa parte qua delle case bruciate, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire per il momento, perché avremo, come vi dicevo, delle ulteriori conferme di ciò che è accaduto in questo luogo, ma l'avremo in futuro. Non adesso, quindi noi non insisteremo ulteriormente. Ah, c'è una cosa interessante che posso farvi vedere. Devo tornare al porcile, però. E non so se faccio in tempo. Spero di sì, lo spero. Sapete che vi dico, mi magno il pasticcozzo e mo si corre come Gianni Morandi. Ehi, buono là, perché voglio riuscire ad arrivare. Dio santo, Dio santissimo. Vabbè, male che vada ci bendiamo, non è una cosa grave. Voglio riuscire ad arrivare al porcile, perché è prima del prossimo episodio, perché è veramente una piccolezza che non ha niente a che vedere con le case bruciate. Ma io mi ricordavo di sta roba, ma non mi ricordavo dove si trovava questa roba. Poi, parlando con alcuni ragazzi nei commenti, mi sono ricordato che, sebbene a quanto pare con le ultime patch questa roba è stata randomizzata, quindi adesso non è detto che la troviamo nel porcile, mi è rivenuto in mente che io avevo trovato nel porcile questa roba qui. Tanto, tanto tempo fa. Non è niente di che, però c'ho piacere a farvelo vedere, perché è un pizzichino appena appena di lore interessante. È un dettaglio, è un pezzettino del puzzle che ci farà comodo più avanti, quando avremo un altro pezzettino del puzzle. Questi due li dobbiamo unire, quindi se riesco a farvi vedere questa roba qui, sono contento. Non lo so, se ci riusciremo, non lo so. Speriamo di essere fortunati. Allora, in linea d'aria, oh là là, siamo proprio da tutt'altra parte. Mi sa che questa notte la passeremo nel... ecco, finito la stamina. La passeremo nel rifugio numero 2 qui, quello della foresta silente. Non riesco sicuramente a tornare al numero 1 nel Dry Meadow, e non mi conviene passarla nel 3. Ci dovremmo essere, no? Dovrebbe essere dritto di qua, dovrebbe essere. Eccolo qua. Ora, speriamo che i cosi siano morti tutti. È una cosa che la si trova per terra, se non mi ricordo male. Eccolo qua. Non l'avevo proprio notata io questa cosa l'ultima volta che siamo venuti. Specchio parla. Possiamo parlare con uno specchio, quindi sostanzialmente a noi stessi. E questo è importante, ora ve lo dico. Parliamoci. Sei un gran bastardo. Hai avuto quello che meritavi. Noi ci stiamo guardando allo specchio. Guardate com'è ridotto il nostro personaggio. E qui non possiamo fare altro che uscire. Questo ci è molto utile, perché possiamo guardarci per la prima volta.
possiamo renderci conto che noi siamo più che infetti e non messi bene, e che il nostro protagonista non ha una bella reputazione di sé. E qui, perché si dà del bastardo da solo. E qui c'è una cosa interessante, secondo me, da dire. Anche qui, io non ho la certezza al 100%, però mi ricordo che questa cosa, quando giocai ai tempi a Darkwood e l'approfondì un pochettino, mi lasciò un attimino perplesso. Perché, curiosando nella wiki, incappai su sta storia del come cazzo si chiama, tipo fragmented image, una roba del genere, lo chiamano in inglese, e si riferiscono a questa roba come se fosse un personaggio principale. Difatti anche nella wiki è rappresentato come sotto la categoria major characters, cioè quindi come personaggi principali. Io sinceramente questa cosa non ha senso, e danno tipo per scontato che non sia il protagonista che parla a se stesso guardandosi allo specchio, ma che è praticamente il protagonista che parla a questa entità, o l'entità che parla al protagonista. Non ha un cazzo di senso. C'è solo una cosa che potrebbe giustificare questo, che io non posso dirvi perché è, tra virgolette, uno spoiler. Noi in realtà non lo sappiamo ancora, questa roba qui, quindi io non posso dirvela, anche se magari i più attenti di voi potrebbero averla intuita questa cosa, potrebbero averci fatto caso, ma non ne abbiamo la certezza. Non ne abbiamo la certezza, ma ripeto, i dettagli ci sono, quindi mi posso sbilanciare un pizzico. Noi non abbiamo mai e poi mai sentito il nostro personaggio parlare. Mai. Ok? Ora, più avanti si parlerà di sta roba, del motivo per cui non abbiamo mai sentito il nostro personaggio parlare. Per il momento no, però ovviamente uno il dubbio se lo pone, e quindi dice, qui il nostro personaggio ha parlato, ok? Ora, per questo motivo alcuni pensano che questo sia un personaggio vero e proprio, non semplicemente il riflesso di lui allo specchio. Secondo me non ha un cazzo di senso. Ripeto, è una mia opinione, magari mi sbaglio io, però secondo me è semplicemente il nostro protagonista che si vede riflesso in questo specchio in frantumi, in questo specchio rotto, e parla a se stesso, no? E dice tipo, sei proprio un gran bastardo, te la sei proprio meritata questa cosa, per qualche motivo, per qualche motivo. Questa roba, come vi dicevo, è una piccolezza, vedete, è finita qui, cioè non c'è nient'altro da fare, e non dice più nient'altro. Se si interagisce di nuovo con i vetri rotti, possiamo andarcene, non ce ne frega niente, ma ci farà comodo, come vi dicevo, quando dovremo parlare di altri pezzettini del puzzle in futuro. Questa cosa ci aiuterà a capire meglio come sono andate alcune cose. È di aiuto, via. Sto cane io me lo devo sempre trovare qui, quindi metterò fine anche alle sue di sofferenze. Durissimo, tra l'altro, senza un'arma decente. Oh, vai. Non sto neanche a lutarlo, perché tanto non ci serve exp, non ci serve niente, non me ne frega niente. Tu vai a fare il selvaggio da un'altra parte. E io a questo punto me ne tornerei bello bello nel nostro rifugio 1, dove voglio farvi vedere il diario del nostro protagonista, perché noi, ma non mi ricordo neanche sinceramente se l'abbiamo mai, ma dove cazzo sto andando, non mi ricordo sinceramente neanche se l'abbiamo mai aperto noi. Forse sì, una volta quasi all'inizio del gioco mi pare l'avevamo aperto il diario, ma poi non ce lo siamo più cagato di striscio. E adesso voglio riscorrere le pagine del diario, perché quello è uno di quegli indizi, chiamiamoli così, se vogliamo, che ci aiutano molto. Cioè buttano così tanta carne al fuoco, anche se piuttosto generica, che aiutano a mettere insieme i pezzettini quando lo si sta facendo, come nel nostro caso, quello che stiamo facendo noi adesso. E da notare, perché io sto facendo questa roba invece di andare avanti nel gioco? Perché, come vi ho detto nello scorso episodio, credo,
fare questa roba qui non è così tanto per. Questa è parte del gioco, a tutti gli effetti. Questa è metà del gioco. Perché abbiamo metà del gameplay e metà di storia, che va capita. Perché quando la storia ti viene presentata come un puzzle, è ovvio che chi l'ha fatto vuole che tu quel puzzle lo rimetta pezzo pezzo insieme fino ad avere un'immagine completa. È il motivo per cui si comprano i puzzle e si rimettono insieme. Quello è lo scopo del gioco, capite? Cioè è la stessa identica cosa, solo che invece di rimettere insieme un'immagine, tu qui rimetti insieme una storia. Ed è parte del gioco, proprio un puzzle a tutti gli effetti. E se non lo fai, non è che ti sgrida nessuno o ti fanno una multa. Cioè sei liberissimo di non farlo se la cosa non ti piace. Però in realtà ti stai perdendo metà gioco. Quindi noi non è che siamo qui a giurellare o a farsi le seghe mentali a caso. Cioè noi stiamo qua realmente, stiamo giocando effettivamente. Noi stiamo andando avanti nella nostra avventura. Noi stiamo andando avanti su Darkwood, perché questa è parte del gioco. Mettere insieme i pezzi di storia e capire che diavolo sta succedendo equivale ad andare avanti tanto quanto ammazzare un boss, capite? E progredire. Uguale. E quindi questa è una parte importante da fare prima di concludere il gioco. Ridaremo un'occhiata veloce al nostro diario e poi noi ci salutiamo qui. E finalmente, perché ve l'ho tirata al più alle lunghe, più del dovuto, più di quanto avrei voluto, a dir la verità. Nel prossimo episodio poi andremo a sviscerare praticamente tutta la lore di Wolfman, ma praticamente tutta, ve lo dico, preparatevi perché sarà una roba gigante. Diario, eccolo qua, rileggiamocelo. Qui non sappiamo che è successo, perché ha strappato le pagine, vedete? O lui o qualcun altro ha strappato le pagine. In queste lande maledette dovrebbe filare tutto liscio. Finiva così il discorso iniziato in queste pagine di qua che non possiamo vedere. Rileggiamocelo perché questo è importante fare un recap. 12 settembre 1987. Non ricordo niente dopo l'attacco al maledizione. Non ricordo niente dopo l'attacco al nostro campo. Per qualche motivo sto indossando un cappotto, per cui evidentemente devo essermi cambiato i vestiti venendo qui. Non mi riconosco più. Riesco a malapena ad impugnare questa matita. Il mio corpo è cambiato, non avverto più né fame né sete. Che cosa mi è successo? Quindi, sappiamo che il campo base del nostro protagonista è stato attaccato da qualcuno o qualcosa, e lì è successo. Il patatrac di sicuro non è andata bene, perché il nostro protagonista non si ricorda assolutamente niente, indossa vestiti non suoi, ha questo cappotto di cui lui non ne conosce l'origine e non si riconosce nemmeno più. Cioè non riesce, non ha le forze di impugnare la matita e non avverte né fame né sete. Noi probabilmente possiamo dedurre che questo sia colpa dell'infezione, della malattia, dell'epidemia. Abbiamo chiave per il sotterraneo 21. Mi ricordo il suo volto, è il volto dell'uomo che mi ha salvato per poi imprigionarmi. Non so come io sia riuscito a scappare dalla sua capanna per poi ritrovarmi qui. Quello che so è che quel pazzo bastardo ha preso la mia chiave, la mia unica occasione di andarmene dal bosco. Ha anche strappato via tutte le pagine del mio diario, quindi sappiamo che è stato il dottore a farlo. Tuttavia, dubito che sia stato in grado di scoprire la posizione del passaggio per i sotterranei. Dovrei controllare se la porta è ancora chiusa, giusto per essere sicuri. Devo trovarla. Non penso viva nello stesso posto in cui mi ha trattenuto, ma non fa differenza, visto che non ho idea di come tornare in quel luogo vile. Giorno 1. Notti. Devo tornare al mio nascondiglio prima che cali il sole. Vagare qui di notte è troppo rischioso. La foresta mostra molta più attività durante le ore notturne. Solo il gas protettivo all'interno del mio nascondiglio può garantirmi una relativa sicurezza. Giorno 2. Il lupo. Devo aver perso la testa. Non sto delirando. L'uomo che ho incontrato aveva la testa di un lupo. Ha detto che mi avrebbe aiutato a riottenere la chiave. Devo solo raggiungere l'altro lato della foresta. Lo incontrerò nella parte sud-orientale della foresta silente. Dovrei esplorare i dintorni prima di avventurarmici. Non voglio fare le cose troppo in fretta. È un disegno del lupo. Il lupo, nascondiglio.
Il nascondiglio del lupo si trova nella parte occidentale del prato arido. Passaggio sotterraneo. La porta blindata nel passaggio sotterraneo è chiusa, non è stata aperta per almeno 2 settimane. A quanto pare il ladro che mi ha preso la chiave non ha idea di come trovare il passaggio. Bene, io d'altro canto non ho idea di come trovare il ladro, non la migliore delle situazioni. Le ombre. È stata una notte strana e nauseante, delle ombre sono emerse dagli angoli del nascondiglio. Pensavo che i miei occhi mi stessero giocando uno scherzo per via dell'oscurità, ma ho di certo visto qualcosa. Se dovessero tornare, dovrei restare vicino alle fonti di luce. E qui andiamo avanti, L'offerta del lupo. Il lupo mi ha chiesto di portargli la chiave della stanza della casa della vecchia che puzza di gallina. In cambio di questo favore mi aiuterà a recuperare la mia chiave. Una chiave per una chiave, sembra piuttosto equo. Dovrei trovare la vecchia nel villaggio che si trova all'estremo sud-occidentale della foresta silente. Giorno 10. Piotrek. Ora le ho sentite tutte. Ho incontrato un ragazzo di nome Piotrek. Mi ha affermato di star costruendo un missile, ma gli mancano alcune parti. Da quello che ho capito, sta costruendo un razzo con i pezzi di un trattore distrutto. È assurdo, ma penso di poterlo aiutare. Giorno 16. Il fratello della signora dei polli. La signora anziana che vive con le galline mi ha detto che il pulcino di plastica appartiene a suo fratello, disperso da qualche giorno. Mi ha dato una foto dell'ultima persona che è stata in contatto con lui. È il dottore del posto. Riconosco quel bastardo. Il ragazzo strano. Ho incontrato un ragazzo nel villaggio, mi ha detto che la signora dei polli tiene rinchiusa la bella signora in casa sua. Il ragazzo vuole davvero incontrarla, ma la donna anziana non lo permetterà. Mi ha chiesto di trovare la chiave della sua stanza. Lui mi aspetterà al suo nascondiglio nel silo di grano, nella parte sud-orientale della foresta silente. Chiave per la stanza della signora dei polli. Il ragazzo mi ha svelato che troverò una chiave di scorta per la stanza della signora dei polli all'interno del villaggio. Sembra assurdo, ma è l'unica pista che ho. La foto del dottore. Il ragazzo con il violino ha riconosciuto il dottore nella foto che mi è stata data dalla signora dei polli. Dice che è un brav'uomo. Lui avrebbe dovuto aiutare gli abitanti del villaggio. Ha aiutato anche me, ma poi si è fregato la mia fottuta chiave. La chiave per il lupo. Ho deciso di consegnare la chiave per la stanza della signora dei polli al lupo. Come d'accordo, mi ha detto che potrò trovare il dottore nella parte sudorientale del vecchio bosco. Sfortunatamente, non lascia entrare nessuno. Dovrò trovare un modo per ottenere un appuntamento, tra virgolette. Testa di gallina. Il lupo mi ha dato una testa di gallina smembrata. Mi ha detto di darla alla signora dei polli come ringraziamento per la fantastica sorella. Non so cosa intenda, ma non può essere nulla di buono. La sparizione del lupo. Il lupo non mi ha più voluto parlare, ha borbottato sul doversi occupare di una cosa urgente ed è corso via. Se il suo cervello da lupo pensa di potersi liberare di me così facilmente, si sbaglia. Mi ha menzionato che si troverà nella parte nord-orientale del vecchio bosco. Lì sarà dove troverò il mio socio, tra virgolette. Notate come il nostro protagonista usa termini come appuntamento, virgolettato, quando si riferisce a... andare a fare intrusione dentro casa del dottore, e il mio socio, anche questo tra virgolettato, quando si riferisce al suo amico psicopatico che lo sta aiutando a scappare da qua. Quindi ci fa capire un po' il carattere del nostro protagonista. La disperazione della signora dei polli. La signora dei polli è disperata, sua sorella è sparita, mi ha supplicato di aiutarla, forse riuscirò a trovare una pista. Giorno 24. Il ritorno alla casa del dottore. Il lupo ha detto di potermi portare a casa del dottore, che sembra essere il luogo dove quel bastardo mi ha rinchiuso e rubato la chiave. Presumibilmente potrò trovare un indizio su come trovare il suo attuale nascondiglio. Forse capirò cosa è accaduto quella notte. Ad oggi ancora non so come io sia riuscito a scappare. Ho esplorato la casa del dottore, è un rudere. Ora so che ciò che credevo essere dei semplici terrori notturni sono ricordi reali. Ancora non so come io sia fuggito da questo luogo. Ho il sospetto che qualcuno mi abbia tirato fuori di lì. Annotazione con codice. Ho trovato un codice nella casa del dottore. Non so a cosa serva, ma spero che apra la porta del suo attuale nascondiglio. Il dottore è morto. L'ho ucciso, cazzo. Adesso devo solo prendere la chiave dal suo corpo sudicio ed andarmene via di qui. Qui possiamo vedere come il nostro protagonista, ancora non abbiamo altra roba, possiamo vedere come il nostro protagonista non provasse di certo affetto o comunque avesse una buona considerazione del dottore. Possiamo vedere come sia davvero spietato e non si fa veramente scrupoli a fare cose.
E più avanti ci sarà ancora di più. A seconda di quello che facciamo, possono comparire delle robe che fanno veramente molta, molta, molta chiarezza su che tipo sia il nostro protagonista. E abbiamo poche chance di effettivamente di capirlo. E quelle poche vediamo di beccarle, ecco, spero di beccarle. Purtroppo, vista la natura randomica di Darkwood, non è detto che ci riesca. Ora, noi per questo episodio ci fermiamo qua. È stato bello denso, io sto veramente perdendo la voce perché un'ora e mezzo non mi sono zittato un secondo, però abbiamo, grazie a Dio, concluso tutta la parte di lore delle case bruciate, della famiglia che ci viveva e anche dell'inizio dell'epidemia, se così la vogliamo chiamare, dell'inizio di questa infezione terribile che abbiamo scoperto molto probabilmente provenire dai funghi. Il prossimo episodio, preparatevi, sarà altrettanto denso di lore, di storia, di racconti e di indagini, perché ci dedicheremo interamente a ciò che riguarda Wolfman. In un modo o nell'altro, alla fine arriveremo a capo di quel personaggio. E quello sarà da punto di partenza, come è successo oggi, si creerà un filo che ci porterà a tante altre parti. Alla prossima.